Ad oggi la schiavitù lavorativa in Italia assume varie forme e varie sfumature. Talvolta la troviamo sotto forma di tirocini, i famigerati stage che in teoria dovrebbero avviare i giovani nel mondo del lavoro, ma che in realtà, più spesso di quanto si possa credere, permettono ai datori di lavoro più furbetti di sfruttare figure a basso costo in un'infinita catena usa e getta. Certo, questo non accade sempre. Fortunatamente il tirocinio è ancora oggi un valido modo per apprendere il mestiere sul campo, ma c'è sempre una buona casistica di sfruttatori dietro questa forma di lavoro. Altre volte invece la schiavitù moderna in Italia la troviamo nel settore agroalimentare e più precisamente nel caporalato. E a differenza di quanto si possa credere, colpisce tutti, sia stranieri che italiani. Partiamo dalle basi. Per far sì che esista il caporalato è necessario che ci siano 5 attori chiave. L'azienda agricola, che a sua volta utilizza un intermediario, il caporale, il quale assume braccianti, i quali, a loro volta, coltivano e raccolgono frutta e verdura per il consumatore finale che, nel 70% dei casi, la reperisce attraverso i supermercati della grande distribuzione. Il fenomeno non è esclusivo del settore agricolo, ma abbonda in tutti quei settori laddove c'è possibilità di sfruttare lavoratori a basso costo. Dai cantieri di La Spezia, nel distretto tessile di Prato, fino agli hotel nel Comasco. Dando per assodato che esistono caporali che trattano bene i propri braccianti e che non tutti sono organismi malefici, questi casi sono più l'eccezione che la norma. Dietro il caporalato si nascondono non a caso diversi reati: evasione fiscale, lavoro a nero, sfruttamento dei lavoratori, reato di clandestinità e non da ultimo associazione di stampo mafioso. Proprio su quest'ultimo aspetto, quello malavitoso, i dati sono decisamente sconfortanti. Le stime Istat del 2020 riportavano un volume di 211 miliardi di euro derivanti dal sommerso del caporalato. Nel 2018 i lavoratori che non erano inquadrati regolarmente nel sistema fiscale e contributivo ammontavano a più di 2 milioni e mezzo, un dato che di per sé pesa moltissimo. 79 miliardi l'anno, pari a 4,5% del PIL. Com'è intuibile, i proventi non dichiarati del caporalato sono gettito che non finisce nelle casse dello Stato, bensì nelle tasche delle organizzazioni criminali. Il caporalato tocca da vicino gli individui più disagiati e vulnerabili, sia che essi siano immigrati o italiani ai margini della povertà, ed equivale molto spesso a condizioni di vita che potremmo definire con un aggettivo tout court, paraschiavistiche. Vale a dire niente accesso a servizi igienici, niente acqua corrente e orari lavorativi disumani. Il terzo attore della catena prima menzionata, i braccianti, sono i soggetti passivi di queste condizioni paraschiavistiche. La raccolta dei pomodori, delle fragole o delle arance è spesso quella che tocca più da vicino questi individui invisibili alla società tra virgolette normale. Ufficialmente vengono definiti come lavoratori stagionali, in realtà sono tutt'altro. Ricordate il video che pubblicai un anno fa e nel quale parlavo della condizione vergognosa degli italiani emigrati in Francia nell'Ottocento per lavorare come schiavi nelle saline di Egmont? Ebbene, le cose oggi non sono cambiate poi così tanto. Per capire meglio la questione mi sono messo in contatto con Leonardo Palmisano, sociologo, autore di numerosi saggi d'inchiesta come Ghetto Italia, Mafia Caporale o La Città Spezzata ed esperto del fenomeno. Sono un esperto di caporalato perché molto banalmente mi sono occupato di lavorare sulle migrazioni internazionali e su quella che io definisco la mafia della tratta. Leonardo è stato illuminante sotto moltissimi aspetti, specialmente per uno come me che vede il problema semplicemente dall'esterno. È un'intensificazione dello sfruttamento dentro le reti criminali di stampo mafioso. È una cosa che io registro da un decennio a questa parte, cioè da che esplosa la crisi economica. La crisi Covid è semplicemente un aggravante della crisi economica, se vogliamo anche un acceleratore. Fenomeni come la globalizzazione e i flussi migratori hanno contribuito soltanto ad aumentare la quota di coloro che sono finiti nelle fasce colpite dai caporali. Un tempo i braccianti, così come i caporali, erano italiani. Oggi è ancora così, ma non mancano certo caporali extra, ma anche neocomunitari, che hanno generato una corsa al ribasso sul prezzo della manodopera e anche la facilità nel contrattare stipendi da fame. Nel sistema del bracciantato la maggior parte sono italiani. Gli stranieri gli stranieri non sono una maggioranza. Tra gli sfruttati, cioè tra coloro che a volte non percepiscono neanche la giornata perché non gli viene segnata dal datore di lavoro, eccetera, sono prevalentemente stranieri, prevalentemente centrafricani, i quali spariscono però dalle statistiche ufficiali. Il caporalato trae grandi benefici dall'incertezza di un settore come l'agricoltura, la quale a sua volta si basa sulla stagionalità dei braccianti. Un'azienda agricola non ha mai tempi scanditi per la raccolta. Il vantaggio nell'affidarsi a figure come i caporali, per un imprenditore agricolo, sta proprio nella velocità di reperire manodopera. Le tempistiche sono fondamentali per garantire quello che diventa un raccolto di successo da un'annata
distrutta da un'improvvisa intemperie. E pertanto il caporale può raccogliere con i suoi collegamenti anche malavitosi decine di braccianti in neanche mezza giornata, a prezzi stracciati, 2-3 euro l'ora. Chi è il caporale? Come lo possiamo inquadrare quando io dico ma chi è quest'uomo in media, diciamo? Deve essere una persona che controlla e sa controllare la manodopera, quindi capace di esercitare la minaccia, capace di, come dire, lucrare su tutto facendo apparire il lucro come un fatto normale, appunto come dicevi tu, in assenza dello Stato e della mediazione legale, legittima tra domanda e offerta di lavoro. Quindi è difficile costruire una tipologia. La mancanza di strutture abitative e l'impossibilità di utilizzare un proprio mezzo di trasporto fa sì che per un bracciante si renda necessaria la figura del caporale. I caporali sono dei tuttofare. Selezionano la manodopera necessaria per i lavori nei campi, organizzano gli spostamenti in auto o camion, di solito dalla mattina alla sera, e distribuiscono alla fine della giornata il compenso a nero, ovviamente lordo, dato che se ne intascano anche loro una minima parte. I braccianti non alloggiano quasi mai nei centri urbani, bensì nelle cosiddette borgate, piccoli centri di campagna situati nelle vicinanze degli stessi campi. I dormitori spesso sono semplicemente delle fattorie dismesse o edifici abbandonati. In queste condizioni precarie, il caporale ha gioco molto facile nell'imporsi come unico referente per un bracciante che nella quasi totalità dei casi accetta un lavoro a bassa retribuzione, in quanto non ha alternative. Lavoro che, è bene sottolineare, nessun altro ricoprirebbe a quelle stesse condizioni. Va da sé che lì si creano relazioni tra coloro che in qualche misura controllano le baraccopoli e che non sono italiani, ma sono soprattutto nigeriani e ghanesi, talvolta insieme nigeriani e ghanesi, e le mafie locali. Questa collaborazione strettissima soggioga ulteriormente i braccianti, ma anche le ragazze schiavizzate, dentro e fuori delle baraccopole, rendendo loro praticamente impossibile uscire dal sistema del gioco. Nel rapporto I frutti dell'ipocrisia di Medici Senza Frontiere si evidenzia l'incongruenza del fatto che i braccianti immigrati appartengano a una fascia di popolazione invisibile, priva di tutele, che però allo stesso tempo costituisce il motore insostituibile dell'agricoltura italiana e che porta frutta e verdura sul piatto del consumatore finale, ignaro di quel che si nasconde dietro la raccolta. Un errore questo che io ho spesso commesso, perché dietro questa zucchina, per esempio, si nascondono tanti problemi. Uno di questi problemi è, ad esempio, il consumo di anidride carbonica che viene generata dalla sua coltivazione. E molto spesso non si sa neanche di che cifre noi stiamo parlando. Ecco, per ovviare a questo problema ci ha pensato lo sponsor del giorno. Sto parlando di Vren. Vren è un sito web nel quale si può calcolare la quantità di anidride carbonica emessa dalle nostre attività quotidiane e poi controbilanciarla finanziando progetti finalizzati a piantare alberi e proteggere foreste. Vren è un modo semplice e diretto per rendersi conto di quanto ciascuno di noi può influire sull'ambiente e prendere coscienza di un fenomeno come il cambiamento climatico. Farlo è questione di pochi minuti, si risponde a un quiz a domande e si scopre la nostra impronta di carbonio, letteralmente in inglese la carbon footprint. L'ho provato io stesso e ecco, il mio stile di vita supera del 108% la media italiana. Già, sono peggio di un paese in via di sviluppo. Su Vren c'è la possibilità di iscriversi con un abbonamento mensile che aiuterà a bilanciare, attraverso la piantagione di nuovi alberi, la quantità di anidride carbonica che ciascuno di noi genera nel quotidiano. Si potranno ricevere aggiornamenti mensili sugli alberi piantati, sull'andamento della piantagione, su quali altri progetti vengono avviati da Vren, molti dei quali sono attualmente in Perù, Scozia e Africa orientale. Le prime 100 persone che si iscriveranno utilizzando questo link, che trovate poi in descrizione, mi aiuteranno a piantare 10 alberi extra, oltre già a quello che ho piantato in questi giorni grazie a Vren. Ma torniamo adesso all'argomento della questione, il caporalato. Il caporalato non è poi certo un fenomeno nuovo. Questa pratica, intesa in senso moderno, ha una storia documentabile in Italia a partire dagli anni 70, ma affonda le sue radici a partire almeno dall'Unità, quando ancora nel Mezzogiorno le condizioni agrarie seguivano vincoli di tipo feudale. Questi vincoli hanno cambiato nomi, ma nella sostanza sono rimasti invariati, cristallizzati fino ad oggi. Oltre ad essere una forma di concorrenza sleale, il caporalato incide negativamente su tutte quelle aziende della filiera agroalimentare che operano nella legalità e provoca un danno di immagine enorme agli occhi dei consumatori italiani, ma soprattutto a quelli stranieri, generando luoghi comuni e pregiudizi. Per citare un caso su mille, prendiamo il cannolo, che secondo la stampa norvegese nel 2017 era paragonabile a un dolce mafioso. Mafia Kaker eller cannoli, il dolce della mafia,
I cannoli. Pubblicò la Norsk Rikskringkasting, TV nazionale norvegese. È ridondante soffermarci su un'affermazione così becera e superficiale, anche perché non mi pare di aver mai sentito definire il salmone come il pesce degli incivili barbari vichinghi, ma è pur vera una cosa, per quanto riguarda l'aspetto agromafioso, e cioè che il legame tra mafia e agricoltura è vecchio quanto l'invidia che Pistoia ha per Prato. Ancestrale. Già il ministro Sidney Sonnino, in un'inchiesta del 1876, riportava che la mafia esercita pressione sui braccianti di agrumi in tutto quanto il meridione. In Calabria, per fare un solo esempio, l'andrangheta ha prosperato nelle aree con forte vitalità agricola, dove l'economia era trainata dall'agricoltura, non in zone di miseria, ma in luoghi ricchi di olio, agrumi e grano, pronti per essere messi in commercio, dove c'era insomma potenziale denaro. I latifondi sono da sempre il cuore monopolizzato della malavita, principalmente quelli localizzati nella piana di Gioia Tauro, nel Lamentino e nel Vibonese, senza dimenticarci aree come Rosarno a Reggio Calabria, tristemente nota per la sua tendopoli, luogo rivolta dei braccianti di clementine e arance nel 2010. Lo sfruttamento non è però esclusiva del meridione, come uno potrebbe erroneamente pensare, ma fa parte dell'intero tessuto lavorativo italiano, dal Piemonte alla Sicilia. La maggior parte di chi è sfruttato in modo davvero pesante è dalla Latina in giù. Però abbiamo Emilia Romagna, anche nel settore della logistica, Lombardia, Basso Piemonte, Veneto, Friuli, addirittura qualcosa in Valle d'Aosta, che utilizza e adopera poi gli strumenti propri del territorio, che sono in Emilia Romagna le cooperative di produzione lavoro, per esempio, di mediazione. Anche perché su 260 procedimenti in fase di verifica, 143 non sono riconducibili affatto al Sud Italia. Se comunque prendiamo in esame il Sud Italia, le regioni più infestate da questo fenomeno sono in primis Calabria, Puglia e Sicilia. Famigerato il caso del ghetto di Rignano Garganico, a Foggia, ma è solo uno dei tanti in quel triangolo degli schiavi che parte da Torre Maggione, in Puglia, per arrivare a Barletta e infine in Basilicata a Lavello. Il circuito dello sfruttamento dei braccianti interessa, come già abbiamo detto, anche il centro-nord. Qui il primato spetta a Lombardia e Veneto. Alcuni di voi si ricorderanno sicuramente lo scandalo del Salone del Mobile a Milano, a Rho, quando si scoprì che, ma guarda, il caporalato non toccava soltanto l'agricoltura, ma anche il mondo degli eventi. Persino l'insospettabile Trentino, durante la raccolta delle mele, registra casi di sfruttamento. Nel Lazio, invece, la città di Latina si mostra capofila regionale, quanto alla Toscana, indovinate un po' chi troviamo. Ma chi non se Prato, con il suo magnifico settore tessile. No, giuro, io non l'avrei mai pensato. Diciamo che è il sistema paese che non vuole fare i conti con lo sfruttamento del lavoro, non con il mercato del lavoro, perché in agricoltura non è alto il costo del lavoro, quindi non è un alibi, non vuole fare i conti con lo sfruttamento dei lavoratori. A fomentare questo sistema tossico è lo stato di bisogno, il fatto cioè che il datore di lavoro faccia breccia nei bisogni primari di chi cerca un lavoro. Essenzialmente sfrutta la disperazione di chi cerca un modo per campare. Il simbolo di questo approfittamento è, per antonomasia, il salario, in questo caso definibile come salario di piazza. In parole molto povere, le imprese nazionali e multinazionali si avvalgono di cosiddetti capi neri, vale a dire intermediari che forniscono alle aziende manodopera a nero con una paga basata su queste avanzatissime condizioni. Il tuo stipendio è così, altrimenti ti attacchi. E con clausola a piedi pagina, tanto c'è qualcun altro pronto a rimpiazzarti se non accetti. Ho chiaramente banalizzato il concetto di stato di bisogno, ma in soldoni è questo. Nel caso specifico, il salario giornaliero è inferiore di almeno il 50% rispetto a quelli previsti dal contratto di lavoro nazionale e viene corrisposto per un minimo di 12 ore continuative di lavoro nei campi al giorno. Stiamo parlando di 2 euro all'ora in condizioni che variano in base al meteo. Sia che ci siano 40 gradi al sole, sia che piova, quello è lo stipendio. Opposti ai 2 euro dei braccianti, in un post della regione Basilicata troviamo i 36.000 euro guadagnati dai singoli boss. Non c'è scritto onestamente se sono soldi giornalieri o mensili, non ho trovato riferimenti più precisi, ma essendo il confronto fatto su 2 euro giornalieri, penso che le conclusioni siano conseguenziali. Ah sì, 50, 60, 70.000 euro in una stagione, tu in 10 anni sei diventato, hai un patrimonio di 500.000 di euro. Se una stagione dura, scusami se ti interrompo, 40 giorni massimo. Caporalato equivale poi a sofferenza. Che i braccianti facciano uso di oppio, antidolorifici e altre droghe per sopportare la fatica e lo spossamento è un dato di fatto acclarato dall'inchiesta dei carabinieri definita No Pain e condotta a Sabaudia, all'interno della comunità Sikh di Bellafarnia. In un articolo del luglio 2021, La Repubblica riportava le seguenti amare conclusioni. A doparsi è almeno il 35-40% dei braccianti Sikh.
Cioè il caporale spesso è sempre più, mi dicono i braccianti, lo strozzino dei braccianti. Gli restano dentro le baraccopoli, devono pagare ovviamente il posto letto, l'alloggio, il mangiare, eccetera. Si rivolgono al caporale, il quale dice: perfetto, la prossima stagione non te la pago. Questo è un inferno da cui non escono. Tant'è vero che quello che mi dicono gli amici che vanno a fare volontariato nelle baraccopoli è che il problema adesso non è tanto, non è più soltanto fisico, cioè di stanchezza cronica, eccetera. È di testa. Stanno letteralmente uscendo di melone. E questa è soltanto la punta dell'iceberg, se escludiamo i casi di violenze e suicidi purtroppo documentati. Tutto questo succede nei campi del nostro bel paese. Ma per capire meglio la gerarchia insita all'interno di questi campi, sebbene sia chiaramente molto articolata, abbiamo provato a tirare giù questo schema generalissimo per avere una visione d'insieme. I dati sono dell'osservatorio Placido Rizzotto. Come possiamo notare, c'è una netta linea di demarcazione tra chi è al vertice, cioè il boss dell'azienda agricola, i sottoposti di nazionalità italiana, in genere chi svolge il lavoro logistico, legale, amministrativo, e infine gli stranieri. Al fondo della gerarchia, gli stessi immigrati stranieri hanno una loro differenziazione. I più elevati, per così dire, sono essi stessi reclutatori, che convincono altri loro connazionali a farsi assumere come tuttofare, come lavoratori di ultima categoria, insomma. Tra le nazionalità non comunitarie più coinvolte, dati elaborati dalla fondazione Metes nel 2018, troviamo indiani, albanesi, marocchini, tunisini, senegalesi, macedoni, nigeriani e pakistani. Ovviamente qui contiamo soltanto quelli registrati ufficialmente. In tal senso non mi sorprende che alcune nazionalità siano casualmente agli ultimi posti. Ogni bracciante la sua storia. Io ho conosciuto braccianti laureati in informatica, per esempio, nigeriani, che non ce la facevano più a stare sotto i loro connazionali criminali che a malapena avevano la terza elementare, per dirti. Ma mai così? L'ingiustizia dell'ingiustizia, insomma. Assolutamente. E che mi dicevano: io ho una laurea in informatica, riconoscete il mio titolo di studio. Non dimentichiamoci poi dei neocomunitari, ovvero di tutta quella fetta di popolazione dell'est Europa. Ce lo ricorda la rete di sfruttamento di immigrati polacchi scoperta nel 2006 in Puglia, dove erano ridotti in condizioni di schiavitù e impossibilitati ad abbandonare il lavoro. I lavoratori polacchi, vittime dei soprusi, erano stati reclutati direttamente in Polonia, con la prospettiva di un lavoro faticoso ma ben pagato, finendo, tuttavia nel Foggiano, nelle mani di caporali carcerieri, che, tra l'altro, erano loro stessi connazionali. I braccianti che vengono dai paesi dell'Europa dell'Est che hanno vissuto l'autoritarismo sovietico, no? Mettiamola così, hanno difficoltà talvolta a interloquire con il sindacato. La cosa da notare in questo schema è che le gerarchie sono come dei comparti stagni. Non ci sono né scambi né comunicazioni tra quelli di livello superiore ed inferiore. Ed è ai vertici intermedi della catena che entrano in gioco i contatti con la criminalità, anche di stampo mafioso. L'anello debole è il crimine organizzato. Perché? Perché utilizza lo strumento della minaccia, che non è mai allettante. Se io sostituisco lo strumento della minaccia con lo strumento del servizio e dunque legalizzo, o meglio, mi muovo su un piano legale e quindi favorisco anche la denuncia l'ottenimento del permesso di soggiorno che si può fare per denuncia, lì ho costruito la filiera legale. L'Ispettorato del Lavoro, purtroppo, ha registrato nel 2019 un dato non proprio confortante, seppure con le dovute differenze regionali. Un incremento medio del 15% delle situazioni di irregolarità nelle ispezioni di tutte quelle aziende operanti nel settore dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca. Questo a beneficio, chiaramente, di mafia, camorra e 'ndrangheta. Io l'ho detto in più occasioni, la modalità di intervento nel sistema agricolo meridionale italiano delle mafie è uguale a quella delle multinazionali in Centrafrica e in Sud America. Al sud si favorisce la costituzione del latifondo anche con riciclaggio di denaro sporco, e quindi abbiamo comuni importanti, uno qui a 500 metri da casa mia che ha un qualcosa come 40-50 ettari di terra, che pochi non sono, confiscati a uno dei più grandi sistemi criminali del sud, che è quello di Savino Parisi, della mia città, che è Bari. I clan malavitosi hanno compreso molto bene quello che lo Stato sembra ignorare: l'importanza economica dell'agricoltura. L'agroalimentare non è un settore marginale, ma in Italia rappresenta una fetta larga del nostro export. Nel 2017 si trattava di 41 miliardi di euro, due terzi dei quali derivano dallo scambio con l'Unione Europea e il Nord America. Noi abbiamo già dall'anno scorso interi agrumeti nella provincia di Taranto, così della provincia di Taranto per gli agrumi e assieme alla piana di Gioia Tauro e alla Sicilia, ai primi posti nel mondo anche per qualità, interi agrumeti in provincia di Taranto abbandonati. Ma non perché non ci sia manodopera, semplicemente perché se tu stai ai costi imposti dal sistema del caporalato, non ce la fai, non è sostenibile, è paradossale. In un territorio in cui
La povertà aumenta ed è povertà anche da fame. Il non prendersi cura di un sistema così potenzialmente proficuo ha generato non poche perplessità, considerato anche che l'unico attore veramente capace di contrastare un fenomeno sotto gli occhi di tutti, come il caporalato, è lo Stato. La normativa attuale è infatti insufficiente, obsoleta, quasi ottocentesca, mi verrebbe da aggiungere. Per citare il sesto rapporto sui crimini agroalimentari, le norme vigenti sono una specie di riffa, cioè un sopruso, che premia con l'impunità chi commette gravi malefatte, mentre colpisce duro chi è responsabile di semplici bagatelle. Ma d'altronde, a costo di suonare ripetitivo, non è sempre forse così nel nostro bel paese? Dove, e qui cito ancora il rapporto, un litro di latte viene venduto a 2 euro, mentre ai produttori, in questi casi quelli in riferimento erano sardi, vengono dati soltanto 60 centesimi? Quest'ultimo caso è uno dei tanti esempi derivanti dalle cosiddette aste al doppio ribasso, pratiche cioè che la stessa grande distribuzione ad opera per strozzare i medi piccoli coltivatori allevatori. Vogliamo che l'Italia, che è una sorta di grande giardino dell'Europa, di grande orto dell'Europa, continui a produrre agricoltura di qualità? Bene, dobbiamo necessariamente trattare con la grande distribuzione organizzata affinché si innalzi il prezzo del prodotto finito e il margine vada distribuito, redistribuito in modo razionale. Altrimenti, molto semplicemente, la terra abbandonata sarà invasa da queste colture con multinazionali che fittano i campi, non li comprano neanche più. Nel 2019, alla Camera dei Deputati, l'intervento del rappresentante di Federdistributori mise proprio sul piatto della discussione la questione delle doppie aste. Secondo questo intervento, le grandi aziende della distribuzione organizzata chiederebbero agli agricoltori di formulare le loro offerte. Raccolte tutte le offerte di vendita, i supermercati procedono poi con una seconda asta, utilizzando come prezzo di partenza però l'offerta più bassa. E così si va a fomentare una gara al ribasso, che alla fine della fiera grava sull'agricoltore e in ultimo sul bracciante sfruttato. Alcuni marchi famosi di supermercati si sono giustificati con l'immancabile frase: è nostro dovere tutelare gli interessi del consumatore. Non vale in negativo, per esempio, per la grande distribuzione straniera, che è molto insediata nel Mediterraneo, soprattutto la francese. Non vale per niente. Avrei detto la tedesca, invece mi sorprende. No, accoglie tutto, anche la tedesca, però la francese tende prioritariamente ad accogliere tutto e poi ad accorgersi di aver sbagliato e quindi sostanzialmente bannare il produttore. I tentativi di arginare il fenomeno sono stati tanti, ad esempio l'utilizzo di una certificazione etica che possa scremare le aziende che lavorano nella piena legalità e che sono in regola con contributi previdenziali e senza indagini a loro carico. Cioè, è difficile controllare l'intera filiera, però certamente il prezzo ha un senso. Ci sono prodotti molto costosi che hanno dentro il caporalato, però è anche vero che se un prezzo è eccessivamente basso, lì certamente c'è caporalato. Se un pelato costa molto poco, evidentemente c'è qualcosa che non funziona. Se una pasta costa molto poco, il grano probabilmente è canadese e chissà cos'altro. Tuttavia, la certificazione etica è soltanto uno strumento facoltativo. Lo Stato non obbliga nessuno ad aderire, il che contribuisce a fomentare questa situazione da Far West e contribuisce a generare una bassa adesione tra le imprese agricole. La legalità, però, dovrebbe essere un obbligo, non un optional. Nel caso delle certificazioni, l'AIAB ha sperimentato in Sicilia una filiera etica nella raccolta delle arance, fornendo un marchio di garanzia apposito. Un'altra soluzione, che non chiama in causa il supporto dello Stato, che è tuttora assente, potrebbe essere invece quella di rafforzare i consorzi agrari, forse gli unici veramente capaci di tenere in piedi il potere contrattuale delle aziende agricole davanti allo strapotere dei grandi attori che operano nella distribuzione organizzata. La GDO è da sempre impegnata nel contrasto all'illegalità, opera nel tentativo di individuare le imprese più virtuose, ma purtroppo, proprio per le sue caratteristiche vaste e per questo rarefatte, la grande distribuzione si presta fin troppo bene al riciclaggio di denaro proveniente dalle mafie. Grandi magazzini, dai 200 ai 400 metri quadrati, controllo del 70% degli acquisti alimentari e un'influenza sul territorio senza pari. C'è tanta corruzione politica in chi ha a che fare col mondo agricolo. Perché? Perché l'agricoltura, purtroppo, fa il 40% del bilancio europeo, la PAC, la politica agricola comunitaria, il 40% del bilancio europeo. L'infiltrazione delle mafie nei gangli della grande distribuzione trova conferme in alcune importanti inchieste giudiziarie del 2017. Come emerge nella relazione della Direzione Investigativa Antimafia 2017, in Veneto e in Friuli Venezia Giulia ci sarebbero legami tra alcuni dei più importanti clan mafiosi d'Italia e alcuni colossi della GDO internazionale, così come anche in Sicilia, dove una
una nota catena nell'area Trapani-Palermo era in mano a un condannato per associazione di stampo mafioso. Evito di menzionare nomi, ma per chi fosse interessato c'è uno strumento bellissimo chiamato Internet. Andate e procreatevi, cioè, volevo dire, documentatevi. Le mafie meridionali si stanno ruralizzando. Il controllo della manodopera è semplicemente un servizio che le mafie mettono a disposizione a pagamento del latifondo, delle grandi imprese, che dipendono a loro volta dalle multinazionali. Nel report Proposte e osservazioni della GDO sul fenomeno del caporalato dell'aprile 2016 si cita la vera debolezza del sistema della GDO. La GDO interviene solo sull'ultimo fornitore e non può quindi essere garante di tutta quanta la filiera. Come ben possiamo capire, si tratta di un sistema ancora basato sulla fiducia di ogni singolo anello, ma purtroppo l'antico detto ce lo ricorda benissimo: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Fa pensare, e soprattutto anche male, il fatto che lo Stato sia quasi del tutto assente nella difesa in prima linea dell'agroalimentare, quando in realtà dovrebbe essere lui a mostrare il pugno duro. Prima del 2011 il caporalato non era punito affatto. Al massimo si rischiava una sanzione amministrativa di 50 euro per ciascun lavoratore sfruttato, niente di più. Nel 2016 la legge 199, promulgata nell'intenzione di combattere il fenomeno del caporalato, si è rivelata insufficiente su molti fronti. E tutto è rimasto sulla carta, così come i controlli. Il divieto di lavorare nelle ore più calde del giorno c'è, ma in quanti lo rispettano è tutto un altro paio di maniche. Nel 2020 l'ispettorato del lavoro effettuò quasi 4.000 controlli. Circa 2.300 aziende non risultarono in regola, oltre il 57%. Un numero così elevato è dettato da un'unica motivazione. I controlli e le sanzioni sono talmente pochi da far sì che il gioco valga sempre la candela. Dovremmo cominciare seriamente a uscire dal nostro sistema normativo, cioè abrogare una legge che vincola il permesso di soggiorno al lavoro. La Bossi-Fini questo dice: laddove tu un contratto non ce l'hai e non te lo vuole dare nessuno, e come fai? Cioè, e stiamo parlando di lavoratori, non stiamo parlando di criminali, che vengono controllati da criminali proprio perché questa legge rende invisibili. In una relazione della Camera, sempre come riportato dalla Repubblica, si fa notare che il problema sono i fondi. Non ci sono abbastanza soldi destinati ad aumentare l'organico dell'ispettorato del lavoro e la tecnologia a disposizione scarseggia, come ad esempio droni e telecamere. Quindi è impensabile. Il punto è che devi lavorare invece sulla prevenzione del fenomeno. La Costituzione, all'articolo 35, obbliga la tutela dei lavoratori, ma in questi casi, così come la legge 199, il tutto sembra essere rimasto su carta. È la cronaca recente a dimostrarcelo. Annegato in un vascone irriguo nel Foggiano, scivolato mentre riempiva secchio d'acqua, l'imprenditore costringeva i braccianti a vivere in alloggi senza bagno e acqua, imponendo ritmi serrati senza pause per bere o mangiare. La strage dei 12 braccianti sul furgone dei caporali. Paola Clemente, morta di fatica nei campi ad Andria, 2 euro all'ora per 30 giorni al mese a raccogliere uva. Foggia, fucilate contro 3 braccianti. Foggia, bruciato vivo nella baraccopoli, l'incendio è doloso. Arcangelo De Marco, morto bracciante di Potenza dopo malore. E potrei continuare per altri 10 minuti elencandovi notizie di questo tipo. Allora, quello che io chiedo alle istituzioni regionali è alla grande distribuzione, che vuol darsi un valore etico. Bene, costruiamo una filiera protetta. Non si possono fare corsie preferenziali perché la legge sulla concorrenza, ma signori cari, ma come fai a parlare di concorrenza quando dall'altra parte ho gente che prende a fucilate il bracciante che ha fame e che nei campi di Cerignola vuole andare semplicemente a sfamarsi rubando un melone, perché questo è accaduto 5 anni fa, prese a fucilate, ma di che parliamo? Per stroncare questa lunga catena di soprusi, negli ultimi anni sono emersi nuovi esempi da prendere a modello, tutti inseriti in quella che viene definita filiera etica. A dimostrarlo c'è l'associazione No Cap, fondata dal camerunense Yvan Segné, che attraverso un attestato di rete, il bollino etico No Cap, cerca di rendere in Italia più trasparente la filiera agroalimentare agli occhi dei consumatori, scartando i prodotti realizzati con la violenza della criminalità organizzata. C'è poi la fondazione Con il Sud, ente non profit privato, che ha di recente tenuto un bando con l'obiettivo di contrastare lo sfruttamento dei braccianti stranieri, disponendo 2 milioni di euro nelle aree più colpite dal caporalato. C'è infine l'associazione Ghetto Out, che gestisce una foresteria di nome Casa Sankara, rinominata in ricordo dell'ex presidente burkinabè, dove si cerca di dare una dignità e un percorso esente dallo sfruttamento a tutti coloro che raccolgono pomodori, venduti poi sotto forma di passata. E queste non sono le uniche realtà, ce ne sono molte altre, e no, dedicato ai malpensanti, non sono stato pagato da nessuna di queste associazioni per menzionare.
menzionarle. Quando qualcosa merita di ricevere credito e visibilità su questo mio canale, credo che sia giusto farlo e soprattutto sia lecito parlarne. Lo stesso Leonardo, che, lo ricordo, presiede la società cooperativa Radici Future Produzioni, è disponibile ad approfondire vostre proposte e progetti. Lo potete tranquillamente contattare all'email che trovate in descrizione. Contattatemi quando avete un progetto e lo volete sviluppare con noi. Insieme. Nei decenni le istituzioni hanno adottato un comportamento ambiguo, passivo nei confronti di questa piaga. Non c'è bisogno che ve lo dica certo io. La vera domanda, però, alla quale io penso sia necessario sapere una risposta, ma che credo di avere di già, è: perché tutto questo accade ancora? Probabilmente anche voi già lo sapete. Tu vinci non solo se dai il salario, vinci se dai servizi a tutti. Io non posso che concludere questa frase con "per aspera ad astra", perché è necessario fare maggiore attenzione a quello che accade intorno a noi. Un grazie a tutti voi per l'ascolto. Ci sentiamo molto presto.